Siamo con Roberto Derrico, presidente della Camera Penale di Bologna. A lui chiediamo la storia di questa importantissima Camera Penale. Beh, Bologna, negli ultimi anni è sicuramente diventata una delle camere penali più importanti in Italia per qualità e quantità degli iscritti. La Camera Penale di Bologna, ha sostanzialmente, 30 anni di vita, nel senso che abbiamo festeggiato il trentennale proprio a metà dicembre durante la cena natalizia. È una camera importante che ha dato all'Unione un contributo nel corso di questi anni. E ha dato anche cariche importanti perché Paolo Trombetti è stato vicepresidente dell'Unione, Nicola Mazzacuvo è in giunta, io sono stato segretario del Consiglio delle Camere Penali, abbiamo responsabilità negli osservatori, quindi insomma è una Camera importante, Camera Penale importante che contribuisce alla vita dell'associazione. Presidente, volevo chiederle i giovani, se ci sono molti giovani alla Camera dei Penali di Bologna e quanto è importante formare le nuove leve. Proprio in virtù di questa importanza, io che sono presidente da un anno e mezzo, ho istituito un osservatorio sui giovani proprio, il cui compito è quello di formarli dal punto di vista della regola deontologica e della capacità di stare nel processo. I giovani sono tanti e hanno bisogno di un sostegno dal punto di vista formativo, comprendendo insomma il disagio, in parte economico, ma anche insomma in una fase storica nella quale gli aspetti, le regole insomma vengono un po' meno, è importante offrirgli un percorso di formazione che gli consenta di recuperare quel tasso di dignità di cui l'avvocato deve essere assolutamente portatore, e in questa fase storica così complessa in particolare. Grazie Presidente. Grazie a voi.